La carovana rosa del Giro d'Italia arriverà all'Aquila il prossimo 17 maggio e gli atleti taglieranno il traguardo alla Villa Comunale. All'incontro con i giornalisti in cui è stata presentata la tappa hanno partecipato tra gli altri anche l'assessore allo sport Alessandro Piccinini e il direttore del Giro d'Italia Mauro Vegni. Un evento molto importante per l'Aquila che cade proprio nell'anno in cui si celebra il decennale dal terribile terremoto del 2009. Vogliamo prepararci in maniera scrupolosa sia dal punto di vista dell'organizzazione proprio dell'evento, ma anche come comunicazione, quindi fare degli eventi di avvicinamento al Giro che consentiranno di richiamare quanti più turisti da fuori regione e si spera anche da fuori Italia. Direttore, c'è stato tanto impegno per riportare l'arrivo di questa tappa all'Aquila, un arrivo che avrà un significato importante, cioè il decennale, comunque un modo per riportare il grande ciclismo in questa città. Ma sì, diciamo che lo spirito che principalmente ha fatto sì che si tornasse all'Aquila era proprio il discorso dei 10 anni dal tragico evento del 2009. È chiaro che questa volontà è dovuta al fatto anche di tenere, come dire, un po' alti i riflettori su quello che sono un po' le vicende del nostro paese. Il Giro è, oltre che un evento sportivo, è anche un evento trasversale che è cresciuto negli anni proprio raccontando la parte più legata anche al territorio e alla gente e alle sue vicende. Quindi l'abbiamo voluto fortemente e siamo qui appunto oggi per raccontare questa tappa con arrivo all'Aquila. Maurizio Furbichetti, referente di RCS in Abruzzo, un'istituzione del ciclismo in questa regione, com'è nata l'idea di portare l'arrivo di questa tappa abruzzese che da Vasto arriverà all'Aquila in questa città anche a 10 anni dal terremoto che ha colpito il capoluogo di regione? Ma è nata onestamente da una idea di Enrico Giancarli, vostro concittadino, che mi disse: ma perché non facciamo questo arrivo all'Aquila nei 10 anni? Infatti poi una sera mi fece incontrare con l'assessore Piccinini e da lì è nata l'idea di venire all'Aquila. Ho dovuto un attimo combattere con RCS perché all'inizio non erano proprio convinti, però poi hanno capito il valore dei 10 anni all'Aquila ed eccoci qua oggi a presentare questo bellissimo evento che vedrà l'Aquila in prima linea il 17 maggio.